E bella rego, oggi giocheremo per la prima volta Paper Mario, il portale millenario, il remake ovviamente. Però prima vai con la sigla. No, no. E dopo questa intro possiamo iniziare a giocare a Paper Mario, il portale millenario. Vi ricordo di iscrivervi, cliccare la campanellina e lasciare un follow se volete. Questo qui è ovviamente una premiere. Cavolo. Già questo inizio. Raga, più di così. Prima è interessante. Non avevo partito. Sì. Gioco che parte così, raga. Dunque, oggi vi racconterò la storia della mappa magica e delle gemme stella. Molto, molto tempo fa esisteva una grande città dove tutti vivevano felici. Ah, sta anche per uscire il mio fumetto. Boh, le avventure paperose. Le avventure di Mega Diego. O se no, boh, le avventure da Mega Papera. Ma un giorno una spaventosa catastrofe la distrusse. La distrusse. Il cielo si oscurò, sembrava la fine del mondo. Finché la città nel giro di una sola notte sprofondò sottoterra. Passarono molti, molti anni e la città rimase solo un ricordo nella memoria dei postieri. Ogni traccia di quel luogo scomparve. Costruirono una nuova città sopra le vestiga. Ma gli abitanti raccontano che sotto la terra che è calpestro si è sepolto un antico tesoro. Questa è la storia del tesoro leggendario della città portuali di Fannullopoli. L'avventura alla ricerca del tesoro leggendario comincia proprio da Fannullopoli, dove si trova la mappa magica. Ok. Ah, finalmente libera da Mastro Todd. Anche quando sono in viaggio vuole starmi sempre accanto. Proprio non capisce che a volte ho bisogno di stare un po' da sola. Comunque questa città ha davvero una strana atmosfera. Oh signorina. Oh signorina, signorina. Guardi signorina, non vuole comprare niente? Ho tante belle cosine, ma questa è la mia preferita. Questa
Questo cofanetto è molto bello. Cosa contiene? Dice che contenga una mappa. Si dice che contenga una mappa che mostra la posizione del tesoro. Ma solo una persona del cuore puro può aprirlo. Guardi, se lo tocco io non do segni di vita. Vediamo se riesce ad aprirlo. Le regalerò il contenuto. Su, signorina, lo prenda. Ci proverò. Ma nella Mario Home arriva una lettera. C'è posta. Bum 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 bum. Dai. Mario, è arrivata una lettera della principessa Peach. Te la leggo io. Dunque. Carissimo Mario, sono partito dal regno dei funghi per fare un viaggetto. In una curiosa città sono entrato in possesso di una strana mappa del tesoro. L'ho trovata in un cofanetto che un'anziana venditrice ambulante mi ha venduto nel centro della città che si chiama Fannullopoli. Io non posso certo andare da sola a caccia del tesoro, perciò vorrei chiederti di farlo insieme a me. Troverai la mappa nella busta. Portala con te e raggiungimi solo al porto di Fannullopoli. Non farmi aspettare troppo, Peach. È vero, nella busta c'è anche una vecchia mappa, un po' rovinata. Guarda. Adesso per la scritta l'avevo detto. Paper Mario, il portale millenario. Secondo me sarà qui. Secondo me questo gioco mi piacerà troppo. Prologo. Benvenuti a Fannullopoli. Ehi, baffone. Vieni qua, si vede il parto di Fannullopoli, dove devi scendere tu. Guarda, non è lontano, arriveremo fra poco, sarà meglio che ti prepari. Con un piccolo ritardo sulla tua tabella di match, ma siamo arrivati. Ehi, baffone, ho sentito dei racconti terribili sulla città di Fannullopoli. Sei proprio sicuro che vuoi scendere qui? Come dici? Ti aspetto una bella principessa? Beh, non ti tratterò oltre l'unico modo per liberarsi da una tentazione e cedervi. Buona fortuna! Bello. Ehi, voi che volete? Non fare la finta, tonta. So che sei qui per le gemme stella.
Su, raccontami qualcosa di più. Non ho proprio niente da dire a tipi come voi. La ragazzina ha bisogno di un po' di persuasione. Prenditela e portala immediatamente al covo. Ottima idea, fustighino. Ehi, non avvicinatevi. Chi vi manda e cosa volete da noi? Fra i piedi anche tu. Senti, vaffone, porta via di qui quel mucchio di peli spettinati o sarò costretto a darti una bella lezione. Questo è un combattimento e tu devi vincerlo. Per ora usa solo salto e martello. Adesso torna una bella martellata. Bam! Dai! Un altro martello? Boom! Adesso devo mettere una musica. La musica della vittoria. No, non questo. Scrivo song paper ma Sei davvero in gamba. Non mi costringe a fare ciò che non avrei mai voluto. Adunta! Adunata! Prendetelo!
Ehi, da questa parte! Ehi, fermi tutti! State attenti! Ma quei due che fine hanno fatto? Maledizione! Ce li siamo fatti scappare! Fiu, grazie a te l'abbiamo fatta, Franco. Ti meriti un regalino. Sono Gombella. Gombella. Studia all'università di Gumbridge. E sono al terzo anno. E tu come ti chiami? Oh yeah! Mario, il famoso Mario, sono felice di incontrarti qui. Anche tu sei appena arrivato, vero? Personaggi di Mario Sunshine. Questa città non è un granché. Ci sono solo predi giorno. Beh, si chiama Fannullopoli, non poteva essere altrimenti. Se non fosse per il tesoro leggendario non ci sarei mai venuto. E come dici, stai cercando anche tu il tesoro leggendario. Ehi, ma che storia è questa? Oh, eh. Oh, quella è una mappa. E dove l'hai presa? Dalla principessa Peach? Oh! Ma allora lei è veramente il signor Mario? Che buffo incontrarsi in un posto come questo, eh? A proposito, come mai si trova qui? Mario che fa così. Davvero la principessa Peach le ha spedito la mappa del tesoro e le ha dato appuntamento proprio qui a Fannullopoli. Da notare che ci sono i topi di Yoshi's Crafted World. Come? Dov'è la principessa? Veramente, lo chiedo io a lei. Siamo fermati qui solo perché la nave doveva fare rifornimento di carburante. Mi è bastato voltare lo sguardo e Peach era sparita. La principessa non cambia mai, ma tornerà presto, ho pensato. Invece stavolta sembra che non abbia intenzione di farsi viva. Ma ora c'è lei, signor Mario. Posso stare più tranquillo. Ci penserà lei, vero? Lo so che è sempre molto impegnato, ma lo faccio per la principessa. Fatto io? E mi fermo a riposare un po' nella locanda qui vicino. Perché non viene anche lei. Se è a corto di PIV, così potrà fare il pieno di PIV, le farà bene, vedrà. E poi questa città è così pericolosa.
Premi X per saperne di più sul personaggio. Questo è un gombolone. Non fa che lamentarsi di essere stato ingannato. No! Mix per ottenere informazioni sul luogo in cui ti trovi. Questa è la piazza di Fannulopoli, il centro della città. Ci sono molte botteghe e quasi tutti i passanti sono qui per fare compere, ma ci sono anche tipi strani o poco raccomandabili. A volte potresti scoprire informazioni davvero su cose. Usa questa abilità di Combella tutte le volte che puoi. Le spiegazioni si concludono qui. Allora pensi di aver capito come funziona questa sua abilità? Naturalmente Combella può esserti molto utile anche in battaglia. Puoi colpire i nemici con la testata e informarti su PIV e caratteristiche degli avversari con l'enciclopedia. L'enciclomario. Per prima cosa cerchiamo il professore. Anch'io sono appena arrivata, perciò non ho idea di dove trovarlo. Comunque il professor Gumbastian. Ah, ma credo di conoscere sto tipo di Goomba. È un tipo più o meno così. Ah, prima che ti dimentichi, se sei confuso e non sai come andare avanti, prova a premere ZL. Così potremo ripassare le informazioni in possesso e magari ci aiuterà a trovare la strategia. Lo studio paga. Mamma, siamo finiti in acqua. Ok.
aspettate, raga, mi devo vedere un video. Ok. Vuoi sapere quanto vale la tua auto in modo facile e veloce online? No! No! Ma che la città. Lì c'è un blocco salvataggio. Se non è ancora vedremo più in là che copi in semi blind perché infatti adesso con questo gioco fa molto compi. Infatti, stonaggio di Paper Mario. Comunque andrò a parlare con il professor Gutenstein e poi credo di staccare l'episodio. Ci metto un po' a caricare tra due schermi, ho notato, Però, dettagli e grafica moderna, giusto? Comunque Gutenstein e non Gutenstein. Sono nella libreria. Gutenstein. Chi mi chiama? Oh. Dettagli e grafica moderna, giusto? Comunque Gutenstein e non Gutenstein. Ah, lì sono andati. Sto parlando niente del gioco. Ciao. Guarda. Questo è il gioco. Ciao. Oh, professor Gutenstein. Chi mi chiama? Tu dovresti essere. Accidenti, non mi viene il nome, aspetta un po'. Provo a indovinare. Dunque, non sei Gombalino. E neanche Gombetta. Ma chi? Ah, eccolo, ora mi ricordo. Tu sei Gombella. Hai seguito i miei corsi l'anno scorso, vero? Esattamente, sono Gombella del terzo anno. Se la memoria non mi inganna, eri una brava studentessa. Cosa? È una roba che ti cosa? Può fare all'obitorio sta cosa? Qua. Ma non parlo con te. È sul buff. Cioè è pericoloso, Rocco. Raga, stavo vedendo un attimo cosa stava succedendo. Qualcuno sostiene che sia solo una leggenda. Cercare elementi di verità nella leggenda è la missione dell'archeologo. Io sono convinta che il tesoro. Ben detto, ragazza mia, ti aiuterò per ciò che mi è possibile. Così, mi sto anche un po' preoccupando.
c'è anche scritto qua Paper Mario il portale millenario. Dicevo, è il portale millenario. Le pietre siderali devono essere proprio le gemme stella. Di cui parlava, vero? Deve essere così, fortunatamente. Sembra che il portale millenario si trovi nei sotterranei della città. Ciononostante, ci manca l'elemento più importante della mappa magica, se ce l'avessimo. Ma sì che ce l'abbiamo, Mario ha la mappa. Cosa? Davvero? Non ci posso credere. Fammela vedere. Si tratta dell'originale. È proprio l'originale della mappa magica. Meraviglioso, grande, magnifico, sensazionale, eccellente, fantastico. Basterà esporre la mappa davanti al portale millenario per sapere dove si trovano le gemme stella. Perfetto! Allora faremo così. Gomballa Mario, portiamo la mappa magica al portale millenario. Partiamo subito, vi faccio strada per i sotterranei della città. Ho scoperto da poco che questo staccionato può essere rimosso. Se usiamo questo tubo arriveremo direttamente nei sotterranei della città. Bene, bene, avanti, presto. Ah, Mario. D'ora in poi incontreremo di certo qualche brutto ceffo. Dobbiamo agire con cautela. Volete fare pratico con i comandi d'azione? Prima di procedere, dopo tutto, sono le basi della battaglia. Davvero, non volete provare a fare qualche esercizio per sicurezza? Ben fatto, hai seguito il comando d'azione e difesa, così diminuisci i danni subito dall'attacco nemico. Premere A a caso non ti aiuterà, il giusto tempismo è importante. I comandi d'azione cambiano a seconda del tipo di attacco, ma devi stare sempre attenti e pronti a tutto. Ora passiamo ai comandi d'azione del martello. Scegli il comando d'azione martello e seleziona chi attaccare.
Ah, ci riprovo. Ma ok, a questo punto siamo pronti. Dirigiamoci nei sotterranei. Ragazzi, salvo per sicurezza. Ciao.